Buonasera a tutti caro team retro, Ga anche a voi, come va? Ciao Rio, ciao Pietro, ciao Raccoon e ciao Franciccio La canzone che avete sentito alla fine è la colonna sonora di Nord e Sud che era, che era, in realtà, che era un gioco Ciao grazie mille per il follow Ross, ciao carissimo, ben trovato e era, una canzone, era la colonna sonora di un gioco per amica, un capolavoro assoluto che si chiama Nord e Sud appunto che un giorno devo assolutamente farvi vedere perché è completamente fuori di testa, è stupendo. Credo che Trisce lo conosca, non so se ci segue in questo momento, ma credo che lei lo conosca. Daje Costa spada de fuoco. Eh la dovete fare voi la spada de fuoco. Allora, intanto ciao. Come state? Abbiamo tutti visto la pizza di Franciccio? Dai, Costa spada de fuoco. <ride> Grazie Pietro. <ride> eh no, allora te la devo fare io in tuo onore ecco grazie mille per l'abbonamento quasi quasi un anno eh a un anno festeggiamo nel frattempo c'è il kraken che sta penso rivoltando la, la, la sua camera dai rumori che sento vabbè comunque grazie grazie tantissimo per il supporto e l'abbonamento e tutto quanto oh, sai, il microfono che è di là sente molto bene il microfono eh sentite proprio bello per la gioia della triade, esatto, per la gioia di tutti noi. Bella questi modi, con in effetti. Bene, bene, grazie mille. e che vi devo dire? Niente, che spero che abbiate passato dei bei giorni di festività, sempre in sicurezza, spero. e abbiamo tutti visto la pizza di Franciccio, spero che era buona, sembrava buona, poi Franciccio ci confermerà. Complimenti Franciccio, un giorno non so quando riprenderemo a Poter avere un minimo di interazione sociale faremo tutti un bel raduno della Dash TV, non so, più o meno in mezzo a dove abitiamo tu, cioè in mezzo in modo da non dover fare viaggi troppo lunghi e facciamo preparare tutto a Franciccio. <ride> ok? <ride> Quindi ti do questo enorme fardello, Franciccio. Mi dispiace, eh, mi dispiace pizzata a casa direttamente a casa di franciccio tu dici va bene io era per, era per non far fare 700 no 700 no mille passa chilometri a chi abita a nord però per me tanto io sto in mezzo non mi interessa molto è <ride> eh, esatto bene detto ciò eh, eravamo rimasti l'ultima volta in un'area nuova Abbiamo, ci siamo districati un pochino tra, il, tra quella stanzone enorme del teschio che io mi sono rifiutato di disegnare, altrimenti veramente qui eh, ci metto altro che 10 puntate a, far, a fare tutto quanto se devo disegnare a mano tutto, però diciamo che la prendiamo così, questa, questa serie, la prendiamo che quando posso disegnare io disegno, però insomma se, se mi posso affidare alle doti del mio mago, meglio così, ecco. Tu li hai passati dormendo e disegnando bene. Spero non contemporaneamente, le, le due cose perché non so poi co cosa possa essere uscito fuori. <ride> Però potrebbe essere una cosa interessante. Prova ad prova addormentarti con una matita in mano un giorno di questi e vediamo che cosa trovi il giorno dopo. Sul foglio, potrebbe essere una cosa alla Freud proprio una cosa fantastica. Direi che è il caso di approfittare delle abilità del mago. Sì, sì, anche perché se no, veramente. Qui andiamo avanti i mesi su sta serie, non va bene. Allora, uh, dov'è il coso? Qui, eccolo. Intanto, come potete vedere, per, per vostra gioia e, e per vostro, diciamo, il rispetto a quello che è stata l'ultima live, io ho disegnato effettivamente la mappa, la mappa quella col teschio, completamente. Anche se non c'era bisogno perché l'abbiamo finita completamente. però ho voluto completare tutta la, la situazione quindi siamo appena al terzo piano di questa spoiler di, di, di questo gioco spoiler e, ciao Trisce, buonasera ben trovata stavo pensando proprio che potrebbe essere una cosa interessante se avessi disegnato e dormito assieme. Eh, si capito esatto non hai fatto in tempo a dirlo perché ti ho, ti ho bruciato la battuta cioè ti ho, ti, ti ho bruciato il pensiero strano quando dormo penso a quello che devo disegnare. e Poi il giorno dopo lo realizzo. È così che ho passato i miei primi cinque anni a studiare grafica. Ah! Quindi tu hai un blocco notes o comunque una, una serie di, di disegni in cui hai raffigurato un po' i tuoi sogni. Eh, questa è pure una cosa interessante, eh. Dovrebbe essere carino. Stavo dicendo che abbiamo fatto appena tre piani. Quattro, anzi, e in non so, questa è la quarta live. Quinta live quinta live considerando che sono 20 aspettate eh. scusate se, se, se faccio questi conti adesso però io devo farli questi conti perché mi sa che siamo, stiamo esagerando. 28 livelli sono noi ne abbiamo fatti 5 in 5 live. Quindi un, un, un livello a live in pratica, visto quanto è complesso. Direi che andrà a finire un po' come Tipo Starsgate questa serie. Vabbè. Mi riservo il, mi riservo il diritto di, di interromperla. Dai notte ci provi, dai. Il problema è che probabilmente ti ritroverai anche le lenzuola tutte disegnate. Non so quanto poi. sia contenta. Eh, sve svegliandoti con tutte le. le coperte disegnate. Vabbè. Potrebbe anche essere quello simpatico. Potresti venderla. Una linea di coperte disegnate nel sonno. È bellissima. Cioè, è una cosa che i hippie vanno proprio a nozze. Perché i hippie? Perché stiamo negli anni 60. Vabbè. Comunque, Franciccio, hai finito tutta la pizza? No, tutta no. Un altro pezzo prima di dormire. <ride> prima di dormire, certo. E poi il resto domani. Bene. Prima di dormire, mi raccomando, bambini, mangiate la pizza. Perché ce l'ha ordinato il medico? No, perché ve l'ha consigliato Franciccio? Allora, eh, tu che fai? Ah, tu, no, giusto, l'altra volta avevamo preso un sacco di cose nuove, tipo Lightning Field, Ethereal Shield, cose, cose turche. Eh, però io, sempre due slot, devo occuparli per, per queste due cose qua. Vabbè, devo fare Wizard Sight e Compass. Che non c'era bisogno, a quanto pare, quindi li ho sprecati. Bene, vai, cominciamo bene. Ok, allora, siamo qui. Uh, ci devo dire qualcosa? Ah, non devo usare incantesimi, giusto. Quindi ho già sbagliato in pratica. Cioè, ho, che ho, già, ho già castato quegli incantesimi, già non, già non dovevo castarli. E a colazione. Per ragioni di sopravvivenza, cioè del pericolo mage. <ride> Mace. Userò una matita, bene. Quindi non devo usare incantesimi quindi qui fa così qui certo complimenti per il bellissimo disegno che stavo facendo beh qua immagino faccia così 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 ok e per il momento diciamo che siamo a posto c'è gente che si muove Quindi Oddio ma quanto sei brutto Non devo usare incantesimi quindi? Ma sul serio? Ah però per combattere Ha detto Cioè non devo usare Forse non devo usare incantesimi offensivi Eh ma lui li usa però Non vale Eh non ho capito Scusa Vabbè però sono abbastanza pippe Quindi Per il momento Madonna mia Guarda la roba qui Okay. sì dica ma è subutai quello <ride> no non è subutai poverino eh. che cavolo ok leggiamo qui l'oscurità regna nel percorso davanti a te Stai attento a dove metti i piedi o sarai puntini. Puntini. Bene. Con un altro pezzo prima di dormire ti sei guadagnato la mia profonda ammirazione. Non avanza niente fino a prima di dormire. Beh, qui a Roma abbiamo la diciamo la tradizione di fare aglio, olio e peperoncino a mezzanotte. Uno, due, tre. Salve. C'è un glifo. Un glifo che io non posso togliere. Oh sì? È un glifo questo, secondo voi? Sì, è un glifo. Dispel Magic? Vado. Ma proprio no. Mm, dovrei fare remove glyph. Aspettate, eh? Allora. Chi è che ce l'aveva Remove Glyph? Ce l'avevi tu. Vediamo un po'. Questa cosa che puoi cliccare subito e. Se, se li hai memorizzati, te li metti subito nel... Ok, sì. Ha funzionato. Neh. Quindi dice che è buio, eh. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ma non mi sembra buio. Non mi sembra per niente buio. Che c'è lì? Sento rumori bruttissimi. Uno, due... Okay. ok, qui c'è un teletrasporto. Credo che sia un teletrasporto no? E vabbè, per il momento non lo uso perché volevo vedere di qua che cosa c'era. Mi sembra un altro teletrasporto no? Si, sì. ok. Poi in caso salviamo e questi teletrasporti ce li facciamo dopo il salvataggio. C'è un'altra placca qui con una porta. Mm. Con una bella porta. Credo sia una porta questa, no? Psst, boh. Qui bisognerà metterci qualcosa. Che dice la placca? Dice per il cielo e la luna il druido attende. Completa le sue richieste, insomma, le, le sue missioni per trovare il tuo destino. Ok, devo completare le missioni del druido. Ma un, un pochetto più criptici, no? Eh? No, perché è tutto così chiaro, è, è semplice. Io salvo. Bravo. Grazie, Driade della Foresta. Mm. Bene. Stavo un attimo guardando su Discord per vedere la pizza di Franciccio. Va bene perché veramente da, da guardare è bellissima, sicuramente sarà buonissima. Non mi parlate di aglio e olio a mezzanotte che rischio di farla. Falla. Falla in nostro onore voglio la foto. Sì, io oggi visto che ho sempre sonno... Anzi, la facciamo anche noi dopo. Insieme, in live. In live. Io, io oggi visto che ho sempre sonno ho provato a mangiare leggero a pranzo. Bene. e eh, ha, fun ha funzionato? E quanto hai dormito? <ride> invece che 4 ore? Eh, hai dormito 3 ore e 50? Tu invece eri eh, io aio ai live? <ride> sì. <ride> esatto, io. <ride> e va bene. Se no potremmo interromperla e fare qualcosa in mezzo? E riprenderla potrebbe essere un'idea, no? Per variare un po', sia chiaro. Io la proseguirei anche per 40 live. Eh, solo che era per non monopolizzare la, la serata retro gaming. La pasta a, a giojo e peperoncino è bellissima. Complimenti, dovrebbero farla. Cioè, Araki dovrebbe prendere. Punto da questa idea. Sto andando, eh? Sto andando in questo portale qui. Bambini, questo qui. Ok, non mi piace. Non mi piace, voglio tornare a casa. Soprattutto dove sto? Non... Salve. Oh, cavolo. Questo è subito invece quando. Quando si mette il casco per andare in... sul motorino? No, poverino. Perché lo stiamo prendendo in giro che neanche c'è poi? No? Non è carino. Non è carino. Ciao subito del futuro, scusaci. Aspetta, prima, prima faccio il click, va? Qui c'è un suggerimento. Un anno di morte contato in anime. Uno per ogni luna. Quattro è il tuo obiettivo. Un anno di, di morte? Viene contato in anime. Per ogni luna ne hai uno e quindi devi, devi farne quattro. Vabbè. Ok, dobbiamo fare 4 di qualcosa. Ok. Salve. Non ho ben capito che devo fare, ma. Intanto vado avanti. Ma ora tipo... Ok. Ho preso un teschio. E devo prendere quattro teschi, quindi... Ma, eh, ma muoio? Ma io dormo? Ok. Qui non mi ha fatto male perché? Ok, adesso sì. Bene, ho preso quattro teschi. E ora? Cambio nome ogni volta. Questa cosa è fantastica. <ride> non mi sono abbioccato. Ah, non ti sei abbioccata alla fine, quindi vedi? Hai fatto bene? Basta che non ci metti le arachidi. <ride> Io oggi mi sono addormentata alle 15, mi sono svegliata alle 20. Ok, un po' e con il casino che stava succedendo fuori. Che casino stava succedendo fuori? Ah, eh, dici la pioggia? Sì, anche qui ha diluviato. È fatto con affetto, certo, perché ci manca tanto. Anche tu dormi troppo? No, no, non quel, quel tipo di anime. Oddio, per un momento ho pensato che si fosse impallato. Noi vogliamo bene a subi e lui lo sa, è lui che ci odia. Probabilmente. <ride> tu, 11 ore di notte, se ci metto il pisolo, diventa uno sproposito. Quindi sono contenta che la routine di oggi abbia fun funzionato. Sì, infatti. Ah, lì nevica. Wow, che bello! Quindi io devo prenderne 4 di queste cose, ragazzi. Che devo fare? Vabbè, io ne ho 4. Non lo so. Poi andiamo nell'altro. Ah, questo è blu. Sì, qui c'è una chiave d'oro. Qui c'è una colonna. Qui c'è un'altra colonna. Un'altra colonna. e basta e un pulsante che ha spostato immagino qualche colonna oh sì questa forse oh, qui si apre non sto disegnando la mappa perché tanto non so neanche dove sto quindi però forse dovrei disegnarla a questo punto eh? ah però c'ho aspetta aspetta perché c'è il il mago che, che può fare cose ok Buongiorno. Vi comunico che non ci sto capendo nulla eh. Aio. Ah, non so se si nota che non ci sto capendo nulla, ma... Fidatevi. Madonna però quanto fai male. Uh, cacchio, c'era un pulsantone qui. Mi ha un po' fatto male. No, 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 non dormire. Che c'è il tizio? Ah, sono due tizi. Bene. Credo di star per morire. Credo di essere morto. Mm. Va bene, no, no. Qui la, la neve, ovviamente no. Qui se, ma, se, se, se cade un po' di neve ogni tot anni è in genere sempre a febbraio. Ah, lì sole e vento. Vento foto a 50 km all'ora, roba che il coperchio della caldaia in terrazza se n'è volato. E la finestra della mia camera sembrava che si stava per rompere malamente. Aio Mazza, oh! Anche da subito? Ed è alterato perché odia la neve. Quindi stasera sarà molto contento. Bene. Beh, lì a Marsala più o meno sarà come qui. A Roma, è difficile che nevichi. Eh. Sì, ma che scherzi, qui a Roma non siamo abituati alla neve, Cioè. Va, va tutto in crisi qui. Prima o poi dovrei dirci in confidenza qualcosa che non dico ami, ma neanche gli piace, ma che non odia, ok. Le lasagne, giusto? Le lasagne? Eh? Mm, possiamo prenderlo per agora allora. tu sei cintura nera di lasagne mm. pensa, pensa, un giorno arriveremo a Pietro che cucina un piatto di lasagne a subi e fanno pace, dai e io non so che devo fare, cioè proprio non lo so secondo voi devo fare le, le quest del, del, del druido, e ok vabbè andiamo prima a qui va mi sembra la parte un po' più complicata. Allora qua c'era il pulsantino nascosto. Da qualche parte. Lo cacchio era il pulsantino nascosto. Eccolo qua. Poi Di qua... Sì, ma io gli incantesimi li uso, eh. Scusate. Cioè. Eh. Che sto qui a farmi a picchiare dalla gente Senti, senti come si muovono Oh qua si scende No, 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 no. c'è il tizio, c'è il tizio Ma io lo uso, Le, le uso gli incantesimi Chi, chi se ne frega? No, oh, ma fa malissimo questo Ok, l'ho ammazzato Mamma mia! Faceva malissimo. Allora vedrai che se glielo dici mi lascerà per tentare di fidanzarsi con te. <ride> oh, Darce è senza incantesimi, eh. Allora, Fireball e abbiamo detto quelli nuovi. Shield e Field. Shield e Field. Poi, tu, uh, non lo so, tu di Spell Magic. Salvo ragazzi, che dite? Sì. Salvo magari nello slot 2. Lo usiamo come cosa intermedia. Non farglielo mai sapere. Se poi sei bravo anche a fare il tiramisù, non ho proprio più speranze. Il tiramisù piace a me. E è, è anche le lasagne. Ma non è che questi riflettono i tuoi attacchi magari ed è per questo che non devi usarli? Ma prima mi hanno massacrato. Non ho, non ho usato neanche un incantesimo. Non ho usato incantesimi prima, mi hanno massacrato. Tu dici che li riflettono? Mm. No, però è una bella idea in effetti. Vabbè, fra poco inizia a sbriciare, eh. Sono finiti i tempi in cui ero giovane e potevo fare Eye of the Builder Senza neanche leggere nulla. Il televisore non l'ho mai fatto, non sono da dolci. Ah, tu non sei un tipo da dolci. Avrei preferito irretire una fanciulla con tutta sincerità. <ride> ok. Um, bene. Vado. Tu d'Arshur stai sempre disegnando la mappa, no? Bravo. Però io questa parte devo disegnarla in qualche modo, scusatemi. Aspettate, eh, sbircio un attimo solo come hanno disegnato questa parte qui di, di mappa, perché devo capire almeno se è a un livello diverso. No. In realtà sembra... ah ok sì, no è sullo stesso piano di ok no, è sullo stesso piano però è un, è un posto diverso quindi non, non mi conviene non, non mi conviene iniziare a disegnarla perché sennò poi dovrei spostarla quindi niente ok allora aspetta di, di qua abbiamo detto che c'era la, la scala che scende mentre di qua di qua per il momento non c'è nulla Qui c'era il pulsante che mi sa che faceva uscire un po' di gente, vero? Eccoli. E eh, fa uscire quello cattivo, praticamente. E qui non può. Ma oh, sono due! No, va bene, fa uscire 2000. No, non ce la posso fa. Sono caduto. Ah, attenzione, ma le scale sono semplicemente... Carino. Aspetta, aspetta, siamo, siamo al piano di sotto praticamente. È una stanza che è collegata direttamente con le scale. E posso, us oh, e posso usarla per... Tipo cosa di emergenza, per quando sto per morire. Ok, uno è andato. Capito? Poi quando sto per morire, vado a, mi sposto a sinistra e cado di sotto. E recupero. Però mi sembrano abbastanza... poco... cioè con pochi HP o sbaglio? Vedete? E tra l'altro io sto usando gli incantesimi ma non succede nulla. Wow! Wow! Che botta che gli ho dato! Non so se interpreto il parere del pubblico da casa, però penso che finché usi gli stessi strumenti che avresti a disposizione quando è uscito il gioco, quindi le mappe del manuale che disegna il mago, sei a posto? Sì! Sono d'accordissimo. Il gioco è stato concepito così e quindi via. Tu sei una dolciara. Ho letto sul libro che nasciamo già preferendo il dolce e il o il salato. Dolciari o salatari? È eh, bella domanda perché comunque entrambe le, le scuole di pensiero hanno delle ottime argomentazioni per quanto mi riguarda. Però se devo proprio scegliere tra le due, anch'io sono salataro principalmente sono sceso non so perché pulsantino guarda vabbè io ormai sono eh ma io te ti posso portare in giro eh Ma per favore, per favore. Su. Fate i seri. Uh, c'è qualcosa, attenzione. Scroll of detection. Scroll of detection. Eccola qui. Grazie. Facciamo mangiare la gente. Applaudite per la mia pronuncia perfetta di Scroll of detection. Lo so, lo so. Questo è un canale serio in cui i bambini possono anche imparare a pronunciare le parole in inglese avevate bisogno di mangiare cari? Eh? io lo so che sono un padrone molto mo, molto pessimo lì nel frattempo c'è il corno che non ho idea di, di, di cosa servisse sinceramente però 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 bene te quella un po, un po' già mangiucchiata da, da lei ok ok um... Controlliamo altri pulsantini qua, va. Vedi, vedi che piano piano, cioè le, le cose le fai. Per il momento non è proprio da impazzire. Guarda, questo è sempre lo stesso, no? Sì. Non è da impazzire. Cosa che invece credo che sia quell'altro che ci consigliava Oberon. Oh, Oberon, ma, ma che fine hai fatto? Torna da noi. Almeno vieni a salutarci, che ne so. Dormo va Per quanto riguarda mangiare, direi tutte e due. Eh no, non puoi scegliere tutte e due, devi, devi sceglierne uno. Un mm. pes de fourma. De, fourna... de fourmai? Sarebbe il formaggio? Ecco, il formaggio per esempio, io non lo mangio. Un pes de fourmai. Mm. Beh, non so bene in che lingua l'hai. Cioè il, il, diciamo il, il dialetto. Porca miseria, non ce l'ho ancora. Il dialetto in cui andava pronunciata la, la frase. Ma mi sembra che l'abbia pronunciata bene, no? Non ce li ho. Vabbè, non fa niente. Ok, torniamo su. No, torniamo su un cavolo, io salvo. Ma no, non salvo. Me la sento calda come diciamo a Roma, no, salvo. <ride> Col cavolo, che me la sento calda. Salvo nella game A ah, perché per il momento stiamo Stiamo facendo belle cose. Il bresciano, ok. Il bot, come andato infatti con la pronuncia? L'ha pronunciata bene? Eh? Hai visto? Hai un grosso problema, se c'è una cosa che mi viene in mente che non mangio... Ah, non c'è. Buonasera. <ride> buonasera, ma come l'ha detto il bot? Ma, sto... ma che è stasera è ubriaco? Ha fatto bisbocci pure lui. Abbiamo il, il bot bresciano e ubriaco, a quanto pare. Ciao Marcello, buonasera. La spada di fuoco. <ride> La spada di fuoco anche a te, comunque non c'è una cosa che mi viene in mente che non mangio. Dai, no, davvero, tu mangi tutto. Complimenti. Io, se devo iniziare a fare l'elenco delle cose che non mangio, penso che. Finiamo prima il gioco, guarda. Alla 48esima live, ho finito di dire le cose che non mangio. No, non è vero, eh, però. Sono oh. abbastanza cose. Allora. Quindi, ci siamo tolti un po' dalle scatole i tizi cattivi. E ora possiamo controllare bene se qui c'è qualcosa da, da fare, anche perché io non è che abbia fatto molto in questa zona, mi sembra. Praticamente ci ha bloccato, eh. Io vi dico solo che ci ha bloccato. Eh? Ok, ora non ci ha più bloccato. Ma non è che io ora sto usando gli incantesimi e, e sto sbagliando... Di brutto e non e morirò di una morte bruttissima? Cioè, tipo, non, non è che adesso che sto usando gli incantesimi, poi non possiamo più andare avanti? Perché questo dubbio mi è, mi è venuto? eh Vabbè, comunque, andiamo qua giù prima. Ditemi una cosa e sicuramente la mangio. Ma nel senso che la mangio subito. <ride> La trippa, il cervello. Il cervello lo mangi? Non l'ho ancora assaggiata la trippa, ma probabilmente mangerei anche quella. te lasciando cose buonissime, non so, preferissi adesso un pacchetto di patatine o di caramelle? Eh lo so che è spettacolare il cervello, però ad alcuni può fare... Può fare un po' senso. Allora qui... Ah, aspetta, aspetta, c'è un altro cosetto qua. Salve. No, no, ma sei, sei simpaticissimo. Cioè, mi ha tolto le armi, hai visto? Io di una gobbetta. No, no, sto per morire. No, non morire. Aspetti, io in gli lancio, non me ne frega niente. Ok. Wooden Shield modichiera. Porca miseria. Ah, per fortuna che. No, non sono neanche messi. In ordine di, di, di persona. Bene. Tremendo comunque, eh? Mamma mia, ma mi ha tolto tutte le armi istantaneamente. Ok, comunque abbiamo. Intanto devo dormire. Comunque abbiamo mh, eh, attivato un altro pulsantino. Eh. I polmoni. Non, i, però i polmoni non è che si mangiano. cioè fai fa i polmoni sulla, <ride> sulla piastra. Si mangiano insieme alle altre mh, frattaglie. Come coratella, per esempio. A me la coratella fa impazzire. Quindi sono le, mh, le frattaglie tipo il cuore, i polmoni. Eh, cuore, i polmoni. Pegato, a volte ci mettono anche, poi ci mettono a volte anche il sangue eh, eh, fa, fatto in padella, insomma è buono. E, e forse anche i reni, la a mi fa impazzire. Gli hai assaggiati davvero gli scorpioni fritti? Tutto ciò che è dentro la bestia è alla base della mia alimentazione. Quinto quarto ci sta tutto, dai. Noi andiamo molto d'accordo. Musetto di maiale, anche certo. Dicono tutti così, ma poi guardano l'aspetto fisico. <ride> il tofu quello che sa di fogna. <ride> e la milza, bravo, anche la milza. Aspetta, eh, vediamo se il... Mi dispiace se ci sono ve eh, vegetariani o vegani agli ascolto. Eh, tappatevi le orecchie, che ne so. Poi palla di fuoco era di qua. No, palla di fuoco non c'è. Ok. Non me la fa mettere. Mindstrike, va? Oh, tu invece hai sprecato tutto? Perché giustamente ci hai protetto. Molto brava. Poi sono un cloud. Eh? Ok. Poi. Cibo. Serve sempre. Ok. Allora. Questo pulsante adesso avrà fatto qualcosa, spero, no? I rigatoni con la pagliata. Ebbe, ebbe. I rigatoni con la pagliata ci stanno tutti. Anzi, lo sai che... Aspetta, lo sai che la pagliata invece è una... è forse una delle poche... Ma qua c'è... il pulsante l'avevo premuto. È una delle poche, forse l'unica cosa della cucina romana che non, non mi fa impazzire. Ma, ma lo sai per cosa? Per, 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 per il latte che lasciano dentro. Che è acido. E a me l'acido del latte non, non piace. Cioè, la pagliata vera, nel, nell'intestino ci deve essere ancora il latte. E quello è un po' troppo acido per me. Però per il resto, viva la cucina romana. Allora, non mi fanno impazzire, però non è che non mi piacciono. Mangio volentieri pure quelli. Bene. No, il fegato, cioè il fegato è, è tipo il mio, il mio alimento preferito, forse? Di carne? Mimmi. Mi. Ma quanto è buono sulla piastra pure. dai con gli spaghetti a mezzanotte <ride> e certi fegatelli allora questo pulsantino l'ho già premuto aspettate che devo capire che è successo cioè qualcosa è cambiato qui c'è una porta e qui c'è un'altra porta ma forse si è aperta questa? proviamo un po' Oh, è sparito il coso, il baratro qui. Benissimo, vai. Questa sicuramente apre la porta. Che okay, però non ricordo assolutamente dov'è. Dov'era la porta? Di qua. Sicuramente... Eccola infatti, perfetto, attenzione. Questo è tutto nuovo. E abbiamo un manuale dei piani. Che bello manuale di piani è, di, è del druido vediamo un po' cosa, cosa ha imparato a usare adesso ha imparato un, un cavolo queste cose qui light e swarm mm, siamo sicuri solo questa cosa qui ok non è acido per niente, devono solo essere fatti bene. Ok, allora mi fido. Dovevamo disgustare Pietro e invece gli abbiamo fatto <ride> venire fame sia a lui che a Colt. <ride> allora, no, devo capire questa cosa. Lei i incantesimi di secondo livello non ce li aveva prima, giusto? Quindi adesso abbiamo Light, Swarm e poi che altro? Vediamo un po'. Vediamo un po', anzi vediamo insieme va, così, Ups. vediamo insieme, ok, planes, ecco questo qua, light e light, swarm causa da 2 a 8 punti danno al nemico, più 3 per ogni due livelli del lanciatore oltre il terzo, dismiss, però non ce l'abbiamo perché ancora non siamo all'ottavo livello. Manda il nemico in un altro piano. Dai, è bellissimo. Ma così istantaneo. Vabbè, farà un tiro salvezza. E poi c'è Disrupt che causa da 30 a 80 punti. Più 10 per ogni livello. Minchia. Hai capito i druidi, eh? In questo gioco. Che fanno male. Complimenti. Va bene. Poi, che abbiamo? Una faretra e eh, ok ma io quante faretre devo, devo usare nella mia vita scusatemi non c'è più spazio ah questa faretra la era vuota la facciamo così Allora. No, devo assolutamente mm, cominciare a buttare le robe perché non ce la posso fare. Cervello di scimmia semifreddo. Non si potrebbe avere un brodino? <ride> Questa è una citazione di Anna Jones grandissimo. Le rigaglie di pollo. Sì, con cui si fa il ragù esatto. Per i suppli. Bene. Allora, no, stavo dicendo che devo buttare un po' di roba perché non ce la posso fare. Tipo, sta spada che è? Ah, questa è la Hope Blade. Mentre questa è la Long Sword più uno. Vabbè, questa la tengo. Questa che, che roba è? Pozione di cura malattia. Ok. Ok. La spada di robo! Tipo, è proprio... tipo... La ogre ble, madonna, però io queste devo tenerle. Che faccio? Non le tengo. Il martellone lo diamo a lei. L'altra mazza, questa è una mazza normale, questa è una mazza più bella. Senti, sto martello, lo butto, basta. Un altro martello, lo butto. Ascia, la butto. Ammazza che mazza. Ammazza che mazza. Hai scelto. Hai selezionato ferro 9. Ok. Ma non si ho messo male, guarda, guarda quanti coltelli c'ha. Tanto lui non, non li tira. Però aspetta, forse però mi servono per un altro martello. Basta. Mi servono per non so, tipo per mettere le cose sulle piastre. Queste cose così, no? Quindi forse. Il normale arco no, non lo uso più perché tanto c'è quello più uno. Oh dai, facciamo un po' di spazio. Pozione di extra healing, buono. E poi la, la famosa chiave. Che ora andiamo a usare. Bene. Allora. La chiave era di qua se non erro. Darsh. Fai luce. Aziz, luce. Chi mi becca questa citazione lo amo. Tranne le, tranne le, le triadi. <ride> ok. Poi. Tra l'altro è una cosa molto attuale. Mi sto trasformato in Homer Simpson con le ciambelle. Mmm, coda alla vaccinara. Coda la vaccinara l'ho mangiata ieri. Eh? La citazione di... del cervello di scimmia da Indiana Jones no? Che cosa hai messo, Pietro? Eh no, non vale così. Eh, se la cercate... Se la cercate... Eh no, non, non vale. Se la cercate su, su YouTube sono buoni tutti. Dovete dirlo così. Pa! No, no, no. Siete dei. Siete dei cheater. Devo trovare qualcosa che ci fa schifo. Oh, Griff Scroll, quella me l'ero persa. Me l'ero persa questa? Sì, questa spara la freccia. Eh, branco di rimbambiti. Qualcosa che mi fa schifo? Vabbè, a me, cioè, ci, ci sono un sacco di, di cose che mi fanno schifo, figurati. E eh no, e eh che cos'è? No, dai, un'altra, no. Ma non si fa così, su. No, ecco, per esempio, a me non, non piace il formaggio, ma in generale, è proprio il formaggio, punto. Porca miseria, e adesso? Questa non si schioda. Questa non si schioda. Voi dite che ho finito qui e dovrei andare nell'altro coso, quello rosso? Potrebbe essere, eh? Abbiamo finito. Qui si scende. Abbiamo finito. Eh no, mi sa che. Mi sa che bisogna andare nell'altro allora. L'hai visto 114 volte? Allora sì. Allora sì. Cioè, andiamo molto d'accordo su questa cosa. Il quinto elemento qui in casa d'arcia è il jolly. Cioè, se non sappiamo cosa mettere, mettiamo quello. È, è troppo, troppo bello. Esatto, anch'io ho colto. Tranne, tranne alcuni rari, rari casi, ecco. I broccoli neanche a me. Casu marzu? Non so cosa sia. Sarà un uh, dolce. Qui è la roba che ho buttato io, giusto? Sì. Va bene. Torniamo allora indietro. Che vi devo dire? Sto andando completamente a caso, eh. Non pensiate che... Che sappia quello che sto facendo. Però, però, però forse ci sto riuscendo, eh. Guardate, guardate. Quanto sono bravo? No. Non sono bravo. Ok, è sud. Ok, allora. Ah, mamma mia, mi stava dando fastidio quel colore. Qui c'è... Questa cosa qua, vabbè. Qui c'è l'altro, quello rosso. Io salverei però, eh. A te piacciono addirittura i broccoli. Vabbè. In Sardegna è illegale vendere cosa, oh. Il marzo? Perché? È il formaggio con i vermi? Perché dovrebbe essere illegale? Colt è annientabile facendogli vedere un piatto di insalata. Si sì, può darsi. cavoletti di Bruxelles no stessa famiglia dei, dei cavolfiori e dei broccoli solo l'odore guarda mi fa mi fa senso forza amica forza ah è è illegale trovi ancora i pastori che se lo fanno per sé e che te lo vendono sotto banco ma perché cioè il motivo per i vermi? Perché. Perché, non so, ci sono problemi sanitari. Non lo so. Non lo so. <ride> non lo so. <ride> ok, allora. Qui avevamo detto che c'era questa cosa qui. Che mi portava al messaggio che dovevo praticamente farne 4. Ma non, non ho capito che vuol dire farne 4. E devo prendere quattro teschi, secondo voi? O uccidere quattro di questi affari? Comincio, da... Comincio dal fondo? <ride> allora... Il primo, non è successo niente. Il secondo mi ha fatto un po' male, devo dire il terzo anche il quarto anche e ora dormo storie sanitarie ok storie sanitarie su Reducational Dash <ride> ma devo prenderli tutti? Ok oh, io li prendo tutti Questo per esempio non mi ha fatto Ma non è che devo prendere solo quelli che non hanno Perché non mi hanno colpito Aspetta aspetta Ce ne sono alcuni che quando li prendi Vedi Ti colpisce Oh oh ho sentito un tac. Okay. Salta come un darsh. Si arrampica come un darsh. <ride> È darsh. Sono rito che un darsh. Sì, mi sa che devo prendere solo quelli che non, che non mi colpiscono. E lasciare stare gli altri. Ok. Comunque mi piace il tipo fresco con i vermetti bianchi, ce n'è un altro tipo stagionato con i vermoni tipo lombriconi che avendo 5 cuori rimangono vivi anche mentre lo affetti. E quello sinceramente mi fa un po' schifo. Ma per il sapore, non per la cosa in sé. Ma ti credo, sono vivi? Il caso marzo è letteralmente formaggio marcio, quindi un po' di ragione la hanno. <ride> in effetti. <ride> Però il gorgonzola non è tutto marcio Cioè c'è un minimo di muffa dentro Ma è muffa poi tra l'altro controllata Però da quello che ho capito è proprio Una cosa proprio completamente marcia No devo assolutamente Com'è che si chiama Casu Marzu? Casu Marzu No com'è che si chiama? Casu Marzu Il formaggio più pericoloso al mondo. Il caso Fraziju Fra è un prodotto alimentare della Sardegna caratterizzato dal suo particolare processo di formazione. Si tratta di formaggio pecorino, o meglio caprino, colonizzato dalle larve della mosca del formaggio, che quindi è conosciuta come mosca casearia. A seconda delle ragioni internazionali conosciute, ok. Quindi è colonizzato da delle larve. Ok, la produzione e commercializzazione è vietata per potenziali rischi per la salute, dovuta appunto alla presenza della piofila casei. Ma la domanda è: ma perché vi dovete mangiare il formaggio con le con le? Con le larve delle mosche, ma perché? Ma abbiamo tante cose belle in Italia, no? Tipo appunto la lasagna, la pasta, le cose proprio quelle, quelle cotte. Perché dovete mangiare il formaggio col, con le... Con la mosca. Vabbè. Liberi di farlo. Tutto è proteine. Eh, ma il formaggio pure c'ha le proteine, non c'è bisogno che ci metti le, pure le mosche. Comunque, si sono impuntati. Ma no, in realtà vanno fatto bene, porca miseria. Ma chissà qua gente che è morta e che non ne ha, ne ha neanche lo sapete. Eh, certo, sono animali. La, la muffa è un conto. In realtà si sta trasformando in una mosca più. Io una volta sono uscito a farmi una camminata. E mi sono mangiato un moscerino. Ecco, quello, quello è salutare Pietro tranquillo. Buonissimo, il moscerino che, che mangi mentre cammini. Sono morti felici. Sono morti felici. <ride> su, quello, su quello ok, siamo d'accordo. mi <ride> è stato stata fatta ja, come si dice a Roma. Comunque, abbiamo capito anche come funziona questo enigma. Siamo bravissimi. Cioè, in realtà io, perché voi state a parlare tranquilli de, de, del cibo. Salve, scusi, volevo un attimo fare cose. Posso? Ho fatto tutto io stasera. Non mi è stata per niente. Eh? Non lo so. Allora. Comunque ho sentito un click, Quindi, quindi un click Un clic su. Un clic c'è. No, questo no. Questo devo lasciarlo qui. Questo pure. Questo no. Questo sì. E mi sto, per, mi sto per morire. Mi distraggono col cibo. Ammazza la testa col flit. Ammazza la testa. Ma perché l'ho ripreso? Ma sei scemo. Oh, niente, eh? Colpa tua che hai mangiato la pizza. È colpa della pizza di Franciccio che ci ha, ci ha distratto a tutti. Mm. E sto morendo. Mm. E sto morendo de brutos. Adesso vado a prendermi i biscotti perché mi è venuta a fame a parlare di cibo e ci, ci credo. <ride> oh, è vero, ho... Oh... Aspetta, questo non dovevo prenderlo però ok, l'ho presi. Ho preso solo quelli eh, che non fanno boom. <ride> Quindi ora che succede? Che questo pulsante c'era già? Ma che cos'è questo affare? Ah, si colpisce facilmente. Dio, non, non mi avvelenare, ti prego. Ok, che vuoi, febbraio, aprile luglio, ottobre. Ah, ma vedi, c'era l'indicazione, ma io non ho visto il pulsante. Ma che palle, con questi pulsanti! Febbraio è questo. Aprile è questo, luglio è questo, e ottobre è quello. Oh, salve! Scusi, l'ho disturbata. Pensa, l'ho capito anche senza il consiglio numero 2. Io mh, è inutile che gioca a questo gioco io. Giusto? Aspetta, ma non è che... Non è che loro non usano gli incantesimi fino a quando non li uso anch'io? Perché mh, avete notato che da quando ho ricaricato qui non, non mi stanno lanciando incantesimi? Comunque sarebbe 2, 4, 7 e 10. Vediamo se, se è giusto, eh. Credo di sì. Allora. 2. No, non è giusto. No, aspetta, forse è, da, è, dal, è, dan, è dal giù. No, neanche. aiuto devo prendere quelli che non mi danno la scossa o devo prendere quelli che lui dice che sono 2 4 7 10 perché sono diversi buoni gli after eight devo dire che riesco a mangiarne solo uno perché sono abbastanza particolari come cioè non sono i classici biscotti con cui ti, ti ingozzi capito Stavo pensando a come è nato il caso marzo, come è venuta l'idea di creare un. ma io non, non, non lo so. Probabilmente per quello. Eh, esatto, esatto, è per quello che dicevo, cioè, nel, nel senso, loro non li usano finché non li usi tu. Ma secondo me, non è che un giorno qualcuno si è, si è svegliato e ha detto Ah, proviamo a mettere le larve della mosca dentro al formaggio. Se, secondo me è capitato che una mosca abbia fatto le, le larve lì dentro, se lo so, ha mangiato e hanno detto Ah, c'è un sapore particolare. Commercializziamolo, comunque, diffondiamo il verbo. E, allora, allora, il problema è questo: qui mi si indicano dei numeri. Ovvero 2, 4, 7 e 10 che non corrispondono alle alcove in cui non prendi la scossa. Perché 2 è questo, 4 è questo e così via. Ora io che ordine devo seguire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono 12. Sono 12. Quindi forse. Forse c'è qualcuno che mi attacca. Secondo voi che ordine devo seguire visto che non mi sembra sia successo molto adesso che ho preso quegli altri? Forse devo seguire l'ordine che dice lui? Esatto, bravo Pietro. Io farei una prova per prendere quelli che dicono loro. Mi dice quali non prendere e eh no, devo prenderne 4. Cioè forse non c'eri prima quando ho letto quest'altro. Ma questo mi dice che devo prenderne 4 questo e questo mi, mi dice quali prendere evidentemente allora devo, devo prendere quelli che dicono loro allora io uh, farei così e li metto a posto quelli, quelli che ho già preso che vi devo dire li metto a posto questi

Credo che semplicemente sia già. Si, gli sia andato male per fame e non provato a mangiare. Esatto, e l'ho scoperto che era buono. Forse un giorno gli è rimasta una forma di mangiare esatto, esatto. sì, è così che, che si trovano questo genere di cose. Caso marzo sarà capitato per sbaglio e non si poteva buttare perché si faceva la fame. Si sarà visto che era buono, esatto. Poi, in tempi di povertà non si sia, non si sta tanto a guardare. Certo, ma che scherzi, in, in, in certi casi, ovviamente, è. E cibo quindi Ciao Trish ti Si spegne il pg Così Ah perché è il portatile Ciao buona Buonanotte buona, buona serata Va bene Ora che ho i teschi bellissimi Che devo fare? Sarà capitato anche a voi Di avere un formaggio con i vermi con i vermi. No, comunque non mi è mai capitato perché non mangio formaggio, quindi ho er eradicato il problema proprio alla radice. Allora C'è un pulsante che è quello di prima? Sì. Non so che farci con sti cazzo di teschi. Bambini, non si dice teschi, mi raccomando. Va bene. Mm, salve. Chi è che mi ha colpito? Scusami, ma sei avvelenato tu? Hai ah, sete? Eh, sì, hai sete. Cacchio, cacchio, di siete? Dove Dov'è? Dove Povero Darcia, dov ve la siete? Bevi, bevi Darcia, bevi. Brava, grazie. Devo salvare, mi, mi si ricorda dalla foresta che devo salvare. Intanto, visto che ci sto, mangiate pure perché siete un po' deperiti. Tu mangia il, il casu marzo. Oppure... Siamo messi male col cibo, eh? Ok. Col cibo siamo a posto. Eh no, intendevo con l'acqua la, come al solito. Siamo messi male. Ci manca tu? Ok. Allora, mm, quindi qua. Ma io che devo farci con questi teschi? Secondo voi? Devo darli a lui? No. Devo, forse devo andare nell'altro nell coso con i teschi in tasca e succederanno cose bellissime. Secondo me no. Qui si scende, vediamo, vediamo un po' se sotto c'è qualcosa che non ho controllato, tipo un pulsantino. Questo l'ho già premuto. Non c'è assolutamente nulla. No, niente sotto. Non mi sembra ci sia nulla. Chi è? È successo? Cioè, siete anche tu. Eh? Io c'ho, siete pure lei. E mo'? Io non ho più acqua. Bisogna andare una fontana che palle eh, no oh. sbagliato allora una fontana una fontana dove la trovo la trovo qui Ma qui dov'è che salgo? Scusatemi. Ah, il terzo forse. Ah, qui, 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 ok. Mamma mia. Ehm... Ok. Poi scendo al secondo e dovrei essere vicino a una cosa. No, col cavolo. No, devo andare al quarto. Sì, qua, qua ci sono le fontane. Ok. Allora. Ehm. Um... Guarda che casino. Perché, perché quella lì c'ha sete. Ma un po' in poi aspetta. Ma se dormo con la sete che succede? Ah, che non recupera energia. Pesante. Mm. Pesante questa cosa, eh. Bevo anch'io, grazie, sì. Eh, un attimo che. Io non ce la posso fare qui dove devo andare Là. ok qui torniamo indietro vai e ora si deve caricare ovviamente. Teleportati? Ah. Uh, ok. Sì, oddio, in effetti sì, potevo teleportarmi, però volevo non sprecare l'unica scroll che ho di, di, di teleport. Ah, così presto? Ottimo. Ok, uh, ora devo. Abbiamo detto. Scendere? Scendere. Eh sì, lo so, cioè avete sete, lo so. Ora un attimo di pazienza e abbiamo. Eccolo qua, le fonti. Allora. Vai, vedete. Wow, aveva parecchia sete, eh? Ok, tutti abbeverati. Una borraccia per uno, così ognuno ha la sua. In questo periodo di Covid è importante, tra l'altro, che ognuno abbia la, sua, la propria borraccia. Ah, tu non ce l'hai la borraccia? Perché? E che cos'è? Perché non ce l'hai la borraccia? Qualcuno ha fregato la borraccia alla tizia? No, non ce l'hai. Va bene. Stai senza borraccia, mi spiace per te. Mi hai fatto una cattiva, evidentemente. Ok. E... Poi si riscende. Si riscende. Si riscende. No, purtroppo non ce l'ho studiabile. Quello non so quando lo potrò prendere. Credo ci sia. Eh. Aspetta, non te lo dico eh. Teleport, Teleport, Teleport. Eccolo qui. È al settimo livello dello Starter Book del, del mago. Quindi dovrebbe essere qui. Questo qui dovrebbe essere. Wizard Sight, no, ma che sto dicendo? No, 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 no. È il, è un, um, no, è una specializzazione che non abbiamo ancora. Si chiama Dark Magic. Dovrebbe essere tipo qua. Questa qua è l'ultima che, che non ho Dark Magic. No, quindi niente teletrasporto per il momento. Vabbè, quindi non ho ancora ben capito che devo fare. Io salvo intanto e sbircio. Ok, allora, sbirciamo. Perché diciamo che è pure ora, no? Troppo in giù. Livello 4. Questo. Siamo qui. Credo No, dove siamo? Mm, no Non siamo qui No, siamo al 6 Che sto dicendo? Il 6, eccolo qua, è questo Allora Quindi 1 l'abbiamo fatto Placca, placca Il glifo l'abbiamo tolto Il 6 e il 7 li abbiamo tolti Buongiorno Recupera i teschi e aziccatilli Recupera i teschi e aziccatilli <ride> Eh, ma dove li, li devo azzicatillare? Poi 3 placca, 4 druid panel ah, druid panel, eh ok eh ok questo è il pannello della, del, del druido che non so come usare per il momento, giusto? Sarebbe no no non c'è bisogno che tu me lo dica, grazie. Sarebbe questo, il Druid Panel è questo, ok? Metto in pausa, se no mi si affamano tutti. Quindi non so ancora come funziona il Druid Panel. Il 5 è Sword Frost Razor che ovviamente non, non posso usare. Non posso prendere perché c'è il muro. Qui non, non lo so. Poi il teleport, questo qui, va al livello 9. Al livello 9 sarebbe questo. Ma cosa diavolo? Ok. Uh, il livello 9. Ah, ecco, ecco, ecco. Devi rimuovere gli, i teschi nell'ordine corretto. A, B, C, D. Ah, vedi che devi toglierli nell'ordine giusto. Allora non c'entra niente quello che c'era scritto nella placca. Bene, abbiamo scoperto che la placca mentiva. O comunque che non... Che non abbiamo molto ben capito questa cosa. Quindi riproviamo. Nell'ordine corretto. Aspetta, allora rimettiamoli dove erano. Intanto eh, erano quelli giusti. Cioè, que... Ma dove c'è... chi ce l'ha? Placca Era... mentirosa. Placca mentirosa. Mi sa che erano quelli che avevamo tolto all'inizio. Quindi forse la placca diceva una bugia. Ok, allora, calma. Sto.. Sto a nord, eh. Lo so, che vedete ancora la mappa. Ok, sto a nord, e quindi sto qui. Devo togliere prima la terza: 1, 2, 3. Poi la 7, l'ultima e la 6. 3, 7, ultima 6. Ok, e eccoci qua. No, niente, è crashato proprio completamente OBS. Quindi. <ride> Il suggerimento del, della placca era giusto in realtà. Perché solo che dovevi contare i mesi prima nella parete di sinistra e poi in quella di destra. Quindi è gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, tornando indietro. Quindi era giusto. Fantastico. Ok, allora si è aperto in fondo e qui ci va. Ci vuole una pietra, una chiave uh, silver. Che immagino troveremo in giro adesso. Riesco a andare di qua? Sì. Ok. Allora siamo di qua. Mi sentite ora? No? Tutto ok? Hello? Si siete no? Siamo di qua. Ok. Ma è stranissimo, eh. In genere OBS non crasha mai. Però anche lui, insomma, può anche avere le sue problematiche. Oh, qui intanto c'è qualcosa che mi ha colpito. Ma ah, salve signore. Buongiorno. Non sto usando gli incantesimi quindi non mi sto beccando i loro di incantesimi eh Ma perché? Perché mi sta facendo così male tutto? Che succede? Oh? Ma che cosa succede? Ah ecco la chiave intanto. Vabbè io prendo tutto e me ne vado, eh. Cori, corri, cori, corri, corri, scappa. C'era qualche aura particolare di qua, vedi? Sì, sì ho capito, c'è qualche aura particolare. Ok. E tocca dormire. Ok. Um, la chiave l'avevo vista da qualche parte. Quella red d'argento. Prima. E abbiamo anche una... Ma dov'è la chiave adesso? A chi l'ho data? <ride> Oddio, a chi l'ho data la chiave adesso? Dov'è? È sparita! <ride> Salve di nuovo! Oh, eccola, mamma mia! tienila tu per favore ok allora andiamo di qua oh attenzione qua hanno molto gentilmente messo una fontana per il momento non serve però ok adesso dobbiamo andare a cercare la porta quella con la serratura d'argento. Senti la gente che cammina qui. C Ho paura. Salve, buongiorno. Io non ne faccio nulla con gli incantesimi, non si preoccupi, eh. Potrebbe anche fare la stessa cosa con me, però. Ok, mi ha bloccato. Mi sta facendo malissimo. Minchia che brutto. No, minchia che male, che mi... mamma mia mi sta facendo malissimo. Ma perché mi ha fatto così male? Non ho capito. Eh sì, prendi le chiavi e poi non sai dove sono, è un classico, ovviamente. Va bene. Non è andata benissimo. Ehm dove abbiamo salvato l'ultima volta? Mm. Siamo già a livello 9. Beh, per fortuna sono, sono piccolini allora i livelli intermedi. Meno male. Beh, allora forse ce la facciamo, eh. Abbia abbiamo salvato prima di prendere i teschi? No, te prego. No. Bene, vado. Mm. Oh, I teschi ce li ho. Ah, però dovevamo andare a... dovevamo andare a metterli in modo serio, giusto? Sì, allora. Allora, abbiamo detto febbraio, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, ok, e questa è andata, poi, ah, la, la, la porta quella con la serratura d'argento è subito appena esci dal coso, e va bene, poi di qua, c'è la testa che mi fa tanto male, anzi no, c'è prima questa, questa zona qui che fa malissimo. E ovviamente lei che mi blocca, certo. Dai che mi stai ammazzando, dai. No un'altra! Via 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 via! Ok! Dormiamo Ok Direi di eh, rimpolpare un po' di incantesimi Dica? Salvo, sì, eh, salvo fra un po' Anzi no, adesso perché quello che mi ha ammazzato arriva, arriva adesso praticamente. Quindi salviamo. Ok. Mamma mia, io forse dovrei disegnarla a sta parte però, eh. che è un casino veramente disegnare di queste cose. Questo sarebbe il 9 di livello. È il 9, sì. Mentre poi l'altro l'altro portale va a livello 7 che sarebbe quello dell'altro portale era la parte blu però non me la ricordavo così incasinata la parte blu va bene poi vediamo sarebbe bello se la vita ci desse la possibilità di fare salvataggi multipli A noi dici? Proprio noi, noi? Eh. Sarebbe veramente bello, sì. Allora, qua c'era la famosissima e graditissima fontana. Va bene? Poi. Torniamo di qua. E qui è dove mi hanno ammazzato, perché c'è questa cosa enorme che però adesso io no, niente. Non mi posso più muovere. Beh, ma no, questo mi fa mi fa 51 con un colpo. Sembrano un po' i cervelli quelli di, di Mars Attacks. Eh? Mi sembra un po' forte questo, eh? Aiaiaiaia. Un oh, ti puoi distrarre un attimo, eh? No, c'è la testa. No, dai, è arrivata la testa. Ma vaffanculo però. Mi sembra un po' fortino comunque quello, eh? Serve quella canzone orrenda per ucciderti. <ride> mm. Non ho capito perché questo mi fa così male, però. Tipo l'ogre. Non è che ti serve la spada nuova che devi ancora prendere? Oddio. Potrebbe anche essere. Però gli facevo male, eh. Quindi a lungo andare forse ce la faccio a ucciderlo. Solo che basta che mi distraggo un attimino e, e mi, mi fa 50 danni. Mo, comunque mi, mi proteggo un po'. Faccio qualche incantesimo di protezione. Vediamo un attimo. Mmm. allora mi farei protection uh, ethereal shield basta non c'è più altro vediamo se riesco invece a farne altri tipo per esempio un altro protection di lei e tu che puoi fare tu puoi fare shield lo facciamo su lei no che è un po' meno ok ora sono pronto a sbagliare strada bene cacchio mi ha fregato mi ha fregato, non so dove andare adesso. Cazzo, non qui. E ormai. Salve. Ah, torna indietro? Oddio. Non viene qui? No, vabbè, ho vinto. Non, non passa attraverso la porta. Perché è appeso al soffitto, forse. Eh però non lo prendo ah si sì, lo prendo io mi sembra un po' di cittare così però eh beh però in effetti posso fargli un po' di incantesimi anch'io no? No, l'ho sprecato, vaffan bene. Solo che adesso, però, non vorrei che gli altri si arrabbino. Perché ho usato gli incantesimi. Aia Ma così ci metto tre ore. Sì, è appeso al soffitto. Oh, è morto, è morto, è morto, è morto. È morto. Allora, andiamo un po' in giro a vedere che succede. C'è una melma. Mamma, quanto sono tosti questi, però. Ma non mi fanno tanto male, comunque. Dica? Ci sono oggetti per terra? Ah, è vero, lì in fondo. È un... Credo sia una... Grazie. Una pergamena me Pergamena di Quake. Per giocare a Quake? Bene. Allora, vediamo dove siamo. Sono super pucciosi questi mostri. Sì, sì. <ride> ah, vedi qua c'è una porta. E qua c'è l'altra. Io continuerei a esplorare di qua. Oh, uh, quanta roba! Quanta roba! Uh, vabbè. Oh, uh, c'è un'altra borraccia! Che bello! Quante borracce! Ok, poi qui siamo sempre nella parete nord. Pulsantini, pulsantini. No. Ok, dovremmo aver finito di esplorare qui. Quell'occhio enorme è tenerissimo. Tu l'hai visto, Mars Attacks? I, praticamente erano più o meno così. I mostri. Gli alieni. Con il cervellone gigantesco. Allora, qua c'è la famosa chiave da cui siamo arrivati. Quindi io direi di, di andare qui. Oh, guarda, c'è un comitato di benvenuto. Allora, io salverei. Cazzo, cazzo, che era? Una palle, oh. No, troppa gente, troppissima gente. Troppa, troppa gente. Non è arrabbiato, no? Perché non ho usato l'incantesimo. Ah, almeno non su di loro. Non posso abbassare, no, non posso. Riprovo a dormire. Però è stato parecchio tempo fa, quindi non ricordo nulla. Sì, in effetti è un bel po' di tempo che non lo vedo anch'io. Diciamo che una volta nella vita basta. Allora, mh, Healing 2, 100 Arlin. Tu hai tutto. Anzi, io direi di farlo adesso, così poi me lo riprendo. Fireball, e uh, dove sta? Eterial Shield e Lightning Field e tu invece Protection, Caos e Worm. Va, lo, facciamo, lo prendiamo nuovo e salviamo. Esatto, e li proviamo a salvare. Ok. Ah, mamma mia. Però io non ho ancora capito dove sto qui. Ora, sperando che non mi si rimpalli tutto qui. Um, dovremmo essere al settimo, no? Qui dovremmo essere. No. Dovremmo essere qui. Quindi abbiamo fatto tutta questa parte qui. Questa è la porta che. Che, dovevo, che ci manca di, di aprire. Ora, stiamo aprendo questa. In teoria. E basta. Poi. Non mi spoilerò altro perché un minimo vorrei vorrei fare La zona grigia mi fa male come prima. Ah. Sì. Quella lì che, che aveva quella specie di aura. Ah, la, la chiave non, non funziona qui. Quindi mi sa che per forza... Lo stava? E per forza l'altra. Questa. Yes. Ah, sono muri finti. Ah, vedi che ci sono i muri finti, proprio nel senso che li devi attraversare? Interessante. Salve Dark Raven, campione della gilda dei druidi, è morto in questo dungeon nelle ore finali della Guerra Nera. Mi spiace per lui. Ma qua non posso usare qualcosa tipo True Sight? Cioè sì, assolutamente, non, non, non posso raccapezzarmi in una cosa del genere. Qualcuno ha, ha per cortesia True Sight? Vi prego. Vi prego. Mindstrike Dispel Illusion? No. Sarà dispel Illusion? Dispel Magic Sarà Dispel Illusion dai Però Non so se mi dispella Quella davanti a me e Basta E Al posto di che? Ok Proteggiamoci E facciamo Dispel Illusion Ma proprio no Devo andare a caso Salve mi trovavo da queste parti, sa com'è? La maschera. Ah, la maschera, bravo. Però chi ce l'ha? Eh, ce l'ha lui. In realtà ce l'ha lui, quindi... Dai, ma è un casino così, non ci sto capendo niente. Salve. Oh, però l'ho trovata la chiave, eh? alla fine. Non so neanche io come ho fatto, crawl of healing. Allora, aspettate, devo, devo, devo capire come. Ok, eccola qui. Aspetta, eh, ve la messo anche a voi perché devo assolutamente capire come funziona. Siamo qui. Allora, al 14 c'è una placca e non ce ne frega niente. Al 5. C'è una mela dei ah, leather boots. Questi mi servirebbero. Il leather armor più 2. Questo mi servirebbe al 4. C'è la chiave ed è quella che abbiamo preso. E basta. Il resto è il resto è dall'altra parte. Quindi dovremmo tornare qui. Come non ci torno lì? quindi devo andare tutto a nord devo andare tutto a nord poi tutto a est e poi a sud e a est ok ci provo ci provo allora tutto a nord tutto a est poi a sud dovremmo trovare un mostro se non l'abbiamo già trovato. Poi di nuovo a est. E poi a nord. Eccola. Allora, leather boots. Li mettiamo al. <silence> Darcelo li può mettere. Boh. 25 e 28, vediamo un po'. 26, ah danno un punto di, di classe armatura oh, Non è mica male eh. Poi Leather Armor più 2 Stavolta questa ci sta bene perché lei ha 14 è uguale 14 Non cambia nulla Ok tu non la puoi mettere Tu hai 26 25 meglio questa, tu ovviamente hai, tu hai 28, 26 no. Um, vabbè, questa la lascio. E poi c'è la mela. Ok, abbiamo fatto. Ora possiamo andare tutto a nord se non mi ricordo male la mappa. E poi a ovest. Mm. No. Sì, a sud E poi si esce. Ok. Mamma mia. Spero che tu abbia Ah, vedi, vedi, però l'aveva cartografata questa zona lui, che bravo, vedi quanto è bravo Darsh. E poi dobbiamo andare qui. Vai, 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 vai. E voilà. Allora, visto che c'è un mostro, beh, tanto sono super corazzato, non penso di, di avere problemi, no? Vai. Scusi, c'è qualcuno? Anzi, te li faccio nella vecchia, alla vecchia maniera, proprio. Quindi finché non gli fai gli incantesimi Queste cose ne stanno buoni buoni E ti attaccano In maniera Abbastanza blanda poi alla fine Un'altra chiave Minchia quanto mi piacciono Queste chiavi eh Ok Siege è passata Che cosa è successo? Ah ok semplicemente buio mi è preso quasi un colpo. Allora, intanto prendiamo questa borraccetta perché serve sempre. Oh, attenzione! Si beve, ragazzi, si beve. Che è successo? Non ho capito che era successo. Comunque, vabbè, ha fatto delle scintilline. Bene, poi mangiamo anche. Non abbiamo cibo? Bene. Non c'è cibo? Ah, qualcosa c'è, sì. hai fatto. Eh, mi sa che devi creare cibo, cosetta, eh. Quindi facciamo una protection a qualcuno a caso e tu crei cibo. Cibo. Chi è che crea cibo? Tu. Ok. Chi mancava tu e tu a posto. Vai. Poi... Mi sono perso. Ah, qui è buio infatti, vedete. Quindi qualcuno dovrebbe fare light. Qui è buio. Allora. A parte il fegato, ma quella è un'altra storia. Ti sei perso... Non so, non so fino a dove hai visto. Comunque ti sei perso una bella esplorazione. Vai con light. Allora. E che è vuoto qui? Completamente vuoto? Salve. Mi sembrava strano. Oh, questo lancia incantesimi perché... No! Mi ha dispellato. Ora sono nella merda. Ah, si è incazzato perché ho lanciato gli incantesimi. Per fortuna eh, l'ho ammazzato. Il problema è che non ho più light adesso. Aspetta, aspetta, c'è qualcuno che ha light per caso? Devo dormire un sacco, tipo, non so, otto ore. Qualcuno ha light? Al <ride> buio. Eh, light! Meno male. Uh, non so, fai qualcosa di, di stupido, tipo creare cibo. Oh, mamma mia. Allora, salve. Comunque, okay, hai visto? Ho lanciato l'incantesimo light qui dentro. Perché se no non vedo un cacchio, ovviamente. E quello si è arrabbiato e mi ha cominciato a, a lanciare gli incantesimi lui. E la prima cosa che mi ha lanciato. Ok, mi sa che. Mi sa che light dura pochissimo. Lascio, ho trovato roba in un cunicolo con muri illusori e porte aperte con le chiavi e ora siamo al buio. <ride> Perfetto. Butto il death note. <ride> ehm... È un problema questo, eh? Dovrei tipo memorizzarne un sacco di light. Ah, meno male però che si, si rigenera subito ok allora dobbiamo pensare bene a dove andare qui perché allora di qua non ci sono andato c'è una porta ma dura pochissimo comunque questo incantesimo protesterò con la scuola di magia Hogwarts oh pulsante si vabbè mo che cosa hai aperto cioè in questo immagino di sì qui abbiamo il formaggio un'altra chiave un coso con dei coltelli no grazie e una mela ok che è successo però. Ah, qui non è buio. Mm. Va bene. Qui è buio, ovviamente. Sì, lo so che c'era la porta ma volevo finire di esplorare. Eh. Madonna quanto è grosso qui. Ah no aspetta, sono tornato indietro. Ah, sono tornato indietro? Ah! Aspetta Ok, interessante. No, però mancava questa di, di porta. Sicuramente la chiave che ho preso non, non apre questa porta. Vediamo. Bene, invece sì. Perché ce n'era un'altra sotto, eh, di, di chiave, ricordiamocelo. E voi? Chi era il druido? Oddio, come si chiamava ragazzi il tizio lì? Mm. <ride> Com'è che si chiamava il druido campione di sto, sto cavolo? Non lo ricordate per caso? Elon, Eron? <ride> eh Mmm... Vabbè, io ho sbirciato. Ho sbirciato perché tanto sarei dovuto andare indietro e quindi chi se ne frega. Quindi abbiamo aperto, credo, questa cosa. Mentre questo era quell'altro che era white. Ok, e non so che è successo. Ah, forse si è aperta questa. Cos'è questa roba bellissima? Questa è la. Chia ah, finalmente una delle chiavi della porta. Cavolo, finalmente. Poi questa è Mage Bane. In che senso? 26 di classe armatura. Con questo, 26 di classe armatura. Però c'ha qualcosa di fisso adesso. Di verde. Che ora vi devo capire cos'è. Non si sa. So. 30 22, destrezza 20. Comunque questo gioco è un po' carente in queste informazioni, eh? Non lo so, forse mi protegge da, boh, da dalle magie, non lo so. 24 24, questo è assolutamente uguale, tu lo puoi indossare questo, sì. 12 e 12. Che me niente. Va bene. Poi plate boots. Plate boots. Mm, mi piacciono 26 di classe armature, ma con questi 29. Attenzione, attenzione. Wisdom of the Druid. Ora abbiamo imparato. Queste, pestilenza, cura. Ferite. Cura veleno. E Shunt of Doom. Che farà male pura veleno è la cosa più utile del mondo, credo. Però aspetta perché io devo tornare indietro dove c'era quell'altra porta, eh. Ok, questa questa mi è piaciuta molto. E qui c'è un uh, un portale. io non ho fatto uh, wizard eye e quindi tutta questa ultima parte di mappa non l'ho disegnata però facciamo presto perché eccola qua allora Giuseppi dall'alto li hai iscritti sulla parete nella tua stanza ogni volta che c'è un nuovo oggetto aggettivo lo archivio <ride> davvero Il, come nome per un druido non è male, Giuseppe. Eh? Allora, mh, questa porta io devo capire come si apre. Perché per il momento non ho chiavi. E poi qua sopra volevo capire se c'era qualcosa. Quindi, facciamo così: andiamo di nuovo nel buio. E eh, vediamo di spostarci rasenti alla parete per capire se c'è qualche cosa qui. Non mi sembra Oh oh. Invece si, sì, vedi vedi: bisogna, bambini, sempre tornare sui propri passi. Giuseppe è un nome buono, anche EPR, un cornuto. <ride> sì, eh. Allora, eh, che c'è qua dentro? Uh, ci sono cose. Io non c'ho spazio, io non c'ho spazio. Uh. Allora, aspetta, ti, ti poso un attimo: Questo cos'è? Ring of protection più 2 UAU. Uh, uh ma visto che Marktor sta a 29 di classe armatura diamolo a lei poverina eh, e ora sta sempre a 26 24, no 24 e 26 ok poi questa è una pozione di extra healing che metteremo in un altro slot questa è una pozione di invincibilità mm, mi piace molto e poi potremmo buttare questo che palle e mh, metterla al posto di questa eh, però sta cosa dovevano studiarsela un po' meglio eh. però vabbè e qui abbiamo una bellissima storia dell'arcidruido andremo subito a leggere allora I resti di Dark Raven giacciono di sotto, in una bara di White Hawk. Cioè, sarebbe, cos'è, tipo un tipo di legno, di White Hawk. Poi il nome dell'altro tizio. Ok, di nuovo buio. Penso che abbiamo finito di esplorare qui, eh. Dio padre si chiama Giuseppe Francisco. Uno, uno su TikTok ha chiamato il suo criceto Giuseppe Conte. Al laborio. Ok. Abbiamo finito? Bellissimo, abbiamo finito questo livello? No, cioè ci rimane solo... solo. <ride> un piccolo particolare ci rimane. Un, un teletrasporto. Mi sono incagliato. Ok. No, oddio, mi sono incagliato davvero. Uh, dove sto? Sto lì. Ok. Buonasera, signor Giuseppe Zero. Giuseppe Zero? <ride> ah, Giuseppe Zero perché è il papà di Franciccio, giustamente. <ride> allora, mh, io salverei prima di entrare nel portale maledetto qui. Quindi prima dormiamo. Ah, ma poi guarda, eh, facciamo molto presto a scoprirlo. White Oak. Quercia bianca. Quercia bianca. Bene. Credo di... Abbiamo finito questo livello, da quello che vedo. Eh. Dovrebbe essere il 9. Questo era difficilissimo da disegnare eh, non sapendo quale fosse il livello proprio preciso da, da fare. Allora, eccoci qua. Dunque, questa è tutta la zona buia e l'abbiamo fatta. Qui in mezzo mi pare ci siamo stati, perché qua dice che c'è l'alcova con l'iron key. Eh e sì. Questa porta non l'abbiamo aperto. Non so come si apra. Qui che c'è 11 Fontana di cura. Fontana di cura? Ah, quindi è per quello che faceva plin plin la Ah, perché alcune fontane se gli riempi la borraccia tipo quattro sorsi o due sorsi e ti curano carino bene ma qui ci siamo stati sì. e qui qui no Aspetta, aspetta, qui non ci siamo stati, eh? Cos'è un muro finto questo? Eh, eh 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 Muro finto. Il muro finto. Mm, mm, mm. Eccolo. Displacer Shield, mm, cioè che nome, intanto che nome cazzuto per uno scudo grandiosi. E poi vediamo quanto fa. 29 di classe armatura. 34. 34. Cioè non mi colpiscono più praticamente. Lei invece ha 26 e se gli do questo 27. Eh, scusa, scusa, hai ragione. Dicevo, c'è... Questo, questo lo lascio qua abbiamo trovato in quell'alcova che ho visto sulla mappa questo scudo displacer eh, shield che guardate quanto fa alzare la la classe armatura di, di Marktor oh poi voi mi dicevate giustamente della porta solo che io non so come aprirla la porta ah tu dici che non era chiusa la porta Ok, allora andiamoci. Perché lì se non ero c'è una. una bacchetta. Una bacchetta da vago! Quindi armiamoci di light e andiamo subito a vedere la cosa. Che mi sembra fosse di qua, sì. Dunque, tutto giù era tanto. Quindi tu dici che non era chiusa a chiave, ma era semplicemente da aprire. Ah, è che no, adesso si è aperta. In realtà, allora forse non era chiusa a chiave, si è aperta con qualche interruttore o qualche cosa. Ok, Fire Wand, la diamo a lui. E chi si è visto si è visto. Ok, grazie Marcello. Eccoci qua, vado. Dove saremo capitati? Vediamolo subito dal mago. Siamo capitati. Ah, siamo capitati all'inizio. Molto bene. Quindi possiamo inserire una delle due chiavi. Cioè questa. Oh. Una spada, la Frost Razer. Ok, va bene, la, la, la usa lui. Che vi devo dire? È bellissima per carità, in tutta la sua pixelosità. E il problema è l'altra chiave. Quindi abbiamo fatto una quest del druido, ma l'altra... La spada del molo! <ride> e l'altra. La spada di ghiaccio, esatto. L'altra non ne ho idea, sinceramente. Ehm, Sbicciamo. Allora, questo quindi l'abbiamo finito. Ora possiamo tornare, abbiamo detto, uh, qui. Qui abbiamo detto che... Druid Panel. La first key... Opens il wall, questo qui. E eh certo, e poi l'altra la, ti, ti apre il cammino dall'altra parte. Ok, e l'altra dove cacchio è? Eh? Non si sa, ovviamente. Non si sa. Mm. Vediamo come le chiama, le, le chiavi. Dov'è che l'abbiamo presa quella? Allora, eh, si chiamava tipo qualcosa come... Sun Key To Druid Panel Ecco, vediamo l'altro To Druid Panel uh, dove... Eccola qui È a livello 7 Bene Ok, è esattamente dove stavo andando Basta Ci, ci basta questo Ci basta sapere che è a livello 7 Che sarebbe Questo questo blu, quindi io eh, dormirei e salverei e, e non so, cerchiamo un attimo di capire cosa c'è sfuggito. La spada di ghiaccio, vediamo che c'è sfuggito. Allora, mh, qui potrei mettere, visto che non c'è bisogno più del, del, del light, potrei mettere: Poison Cloud ce l'ho. Tanto Worlin ce l'ho, un altro healing perché non si sa mai. Tu praticamente devi rimetterti tutto. Anzi, questo li faccio subito: così. Così, tra l'altro, posso mettere anche altre cose. Tipo. questo e questo. Tu hai cose nuove, o? Oh. Hai cose nuovissime. Tipo, potrei per esempio: togliere, non so, rid Rune per esempio. E mettere cura poison. Sì, cura poison lo, 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 lo metto fisso e metto Pestilence. Mi piace Pestilence. E poi salviamo. E me un'altra volta. Chissà che per stanotte abbia dato. Direi che ho un diavolo per capello. Mi sarebbe molto pochi. Ma tipo. Ma lavoro? Eh, ti hanno chiamato in. Uh... In, insomma in, in disponibilità irreperibilità Di tanto bevo ah magari fosse lavoro Aia. mannaggia Allora... Ma io questo livello non me lo ricordo per niente, ma mi sa che non l'abbiamo proprio finito, cioè non l'abbiamo proprio sbloccato. Sbaglio? Scusate. Eh. Allora, livello 7. Eccoci qua. Ah, vedi, no, qui manca, ci manca questa. Cioè, ci siamo proprio mh, bloccati. Ma io non lo riconosco, però, scusate qua. Ah, ecco, ecco, ecco. Ok. Ci siamo bloccati, quindi evidentemente c'è qualcosa che ci è sfuggito. C'è qualcosa che ci è sfuggito. E eh, ok. Eh, facciamo che, che leggiamo. Che sbirciamo perché cioè se no sto qui tre ore. Sa che, che magari mi è sfuggito un, un micro pulsantino. Eh. Allora, siamo esattamente qui, eh. Non so se vedete il mio puntatore, anzi potrei anche fare così. Intanto stiamo su questa parte della, della mappa. Forse l'ho esagerato, ok? Ecco. Siamo qui. Quindi per esempio questo è un bottone. Ecco, già questo che vuol dire? Perché dice che è un bottone questo? Ah, perché questi due muri sono finti secondo lui? <ride> E secondo voi quanto ci avrei messo da solo a scoprire una cosa del genere? Quanti millenni? Buonasera Zinai Madonna, ciao! Ma da quanto tempo? Come stai? Hai visto? Hai visto? Abbiamo ricominciato a fare le mappe. Non sei orgoglioso di me? C'è un pulsante, c'è un pulsante... Vedi, vedi, che stavo dicendo. Ah no, questo si, si toglie evidentemente con una porta, non so, con un, botto, un pulsante... Eccolo comunque il pulsante maledetto. Dovrebbe essersi tolto un pilastro. Credo questo. Mm. No. Quale si sarà tolto? Come stai, Sinai? Il 13, 16, il 13, questo sopra. Ah, si è tolto, secondo lui si è tolto questo. Vediamo. Quanto è buono questo streamer. <ride> grazie. Io sono informatico ma mi tocca la reperibilità qualche volta e a volte anche quando mi tocca mi chiamano lo stesso. Eh sì. Purtroppo è la vita di, di, di noi informatici. Non hai seguito praticamente niente. Eh lo so ma figurati tranquillo. Io ho ingolosito eh. Hai visto? Aspetta, aspetta però qual era... si Salva. sì, ho salvato, grazie no. di te Eccolo, questo qua si è tolto, questo a nord. Ok. E eh, io, però, sono rimasto qua con questa mappa farlocca che in realtà non è. non è quella giusta. Va bene, vediamo il glifo che fa. Il glifo dice. Hertus". Andarci al cartografo ci fanno i calendari. Per ciao Dri baci, baci. <ride> ti salutano, ti saluto Marcello. Ma ah, ora sei in ferie, grande. Quindi ovviamente sei, devi, devi stare dietro al nano. Ciao, ciao carissimo. Raccontaci tutto quello che hai fatto da quando non, non, non ci vediamo. Quindi più o meno da... non so. Però questo... Questo arco è più bello eh, di quest'altro. Spero che... Allora, mh, questa è vuota praticamente, però la possiamo usare per sostituirla a, a questa per esempio, che è più piccola. Ok. Basta così? La D di, dietro la foresta che ogni tanto dice salva è fantastica, è <ride> abbastanza, sì. <ride> è la suggeritrice ufficiale. Ok, um... vabbè, devo dire che sono molto deluso da, 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 questa, da questo pilone che si è spostato abbastanza inutilmente. Vabbè. E l'altro dov'era? Di qua. Ecco, qua per esempio questa, questa m, m, eh, parete qui non dovrebbe esserci. Questo punto. Invece c'è. Cioè, perché? Però mi si dice anche che qua sopra... Secondo lui questo è finto come muro. Ah no, ok, è finto dall'altra parte, non lo so, non so più che fare. Intanto salvo. Eh no Marcello, noi stiamo cercando di, di limitare al massimo, abbi pazienza ma non per te, cioè in generale proprio allora aspetta devo capire intanto come si fa a togliere questa cosa qua Cerchiamo di capirlo. 12 12, vediamo un po'. 12 12. No, non c'entra niente questo. No. Ah, qua c'è un altro pulsante. Questo l'abbiamo già tolto. Niente, ci manca questo qua, non, non ho capito come si toglie. Mm. Manca questo pulsantino qua che dovrebbe togliere questo pilone qua. sul post-it c'è la password del computer <ride> no quella è quella è la mappa del di Indiana Jones and the Fate of Atlantis <ride> mamma mia pure quella è stata una serie epica allora eh, non lo so questo è il famoso pilone che, che abbiamo già tolto. Qui sopra. Non lo so. <ride> non lo so. Qui sopra ci siamo andati, ma non c'è niente. ok qui non mi pare ci sia nulla ah qui è vero qua c'erano tutti quei mostri la che abbiamo spada fatto la spada di fuoco. tutti quei mostri bellissimi abbiamo... no qua non c'è assolutamente nulla mi spiace non ci sono neanche pulsantini questa è la roba che ho lasciato io no no c'è qualcosa che non, che non torna qualcosa che non torna aspetta um... aspetta 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 e qui che c'è ventotto 28... Ma questo è un muro secondo voi? Cioè qui? Che casino però. Ma no, qui è... Qui ci si accede sicuramente da qui perché vedi... E eh, poi c'è un'altra porta d'oro qui. No, aspetta però. Lui mi dice qua sotto... Sto, sto vedendo la mappa e qua sotto dice che c'è qualcosa. C'è qualcosa che non cosa? Qui. Ah no, 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 ok, questa l'abbiamo già presa. Era l'unica chiave gold che, che avevamo. Ok, niente, questa l'abbiamo presa. Quindi niente. Mm. Non ne ho idea. Questo. Questa, questa scala qui è quella che va di sotto. In quella stanza che, però, è praticamente in a se stessa. Se non erro, no? Anche perché non mi sembra ci sia in giro nulla. Beh, dovrebbe teoricamente essere il sesto livello, ma il sesto livello è questo qua. Che non è. Cioè, in realtà, non, non è vero che è questo. Oddio, è tutta sta parte qua. Cos'è? Non lo so. Sono ufficialmente bloccato. È fine a se stessa perché ti manca il senso del sacro. Può darsi. <ride> allora. Um... Qui che cos'è? 15. Pressure plate. E va bene. Altrimenti lui muore. Altrimenti lui muore. Ah aspetta aspetta. Potrei vedere se c'è tipo 12, 11. Come si fa a rimuovere quel muro? Eccolo. La 14. Dobbiamo andare nella 14. Non so minimamente dove sia. 14. 14, 14, 14. Dove era 14? Con l'ostaggeria di Franco Zeppetto. <ride> Forse. <ride> oh, dov'è il 14, ragazzi? Sono fuso, c'ho sonno. 14. Eccolo. Questo. Dobbiamo premere questo per togliere questo, questi muri qua. Però io qua come ci arrivo? Come ci arrivo qua secondo voi? Ma non è che dobbiamo scendere qui? Aspetta un po'. Proviamo un po' a riscendere. Uh, provare a riscendere è una bella parola in effetti. Tutti grandissimi estimatori di guzzanti, esatto. Allora, di qua di giù, eccola. Qui, qui dove sono qui? Cioè, che, che posto è questo secondo voi? Nel manuale? Non mi pare ci sia nulla nel manuale. Dica, no, no, tranquillo. Siamo in una zona che conosco. Grazie della primura ma io non riesco a trovare questa questa mappa ah eccola eccola l'ho trovata no mm. no qui non c'è assolutamente nulla di, di utile cioè questa questa parte della mappa è assolutamente inutile ok bene allora siamo da capo a 12 il problema è questo. Vi faccio vedere. Dobbiamo. Dobbiamo in teoria premere questa pressure plate qui per togliere il muro qui e premere questo fottuto pulsante. Che mi sblocca quest'area qui. Che è enorme. Quindi poi andremo avanti. Solo che io come ci arrivo qui. Come ci arrivo qui? Ah, tra l'altro c'è anche una, una chiave gold qui. Eh. Come ci arrivo? Ci arrivo. Forse, forse ci arrivo semplicemente. Raggiungendo quest'area qui. Togliendo questi muri, forse. Vediamo un po' se. Mi, se tipo. Troviamo questo muro. 11-19. No. 11-19, no. Non, non so come ci si arriva a questa zona qua cadendo cadendo dal livello 6 eh cadendo dal livello 6 è una bella una bella idea sì, però il livello 6 è questo e non, non ci sono buchi il livello 5 neanche il livello 4 neanche credo No, perché il livello 4 poi ti faceva cadere sotto in un'area separata. No, non, non ci posso andare cadendo. No, però è una bella idea. Eh, quelle scale, esatto. Eh, boh... <ride> Io non ne ho idea. Il bello è che questo gioco arriva con la mappa direttamente nel manuale con cui compri il gioco, proprio perché poi devi anche decifrarla la mappa. Allora, questa zona l'abbiamo fatta. Questo keyboard, che Che è questo simbolo strano qua, 15? Va bene, questo l'abbiamo fatto, 21-21. Rimuove questi muri qua? La, ci siamo andati qui, no? Sì, certo ci siamo andati. Ah, aspetta, questa forse no. 21-16-7. Aspetta. Ah, sì, questa sì, l'abbiamo fatta. Sì, questa l'abbiamo fatta per forza perché era dove praticamente eh, è c'è caduto tutto l'equipaggiamento a terra, questo qui. Questo me lo ricordo. È ok. Mentre la, la 13 che cosa fa? Rimuove i muri, 14 e 11 che sarebbero questi e questi qua infatti li abbiamo tolti. È ok. Qui non possiamo andarci. perché c'è la chiave gold. Niente, dobbiamo andare qui. Solo che io non, non so come ci si arriva a questa zona qua. 29 cos'è? Alcova e alcova, niente. Il 31, placca. Non possiamo andarci. <ride> Invece ci devi salire. Da dove? Da qui? Ok, eh, però allora come ci arrivo io qui? Cioè qui io ci devo arrivare in qualche modo, no? Certo che sono stronzi a non, far, a non metterti... Cioè... A cosa corrispondono queste scale? All'ottavo livello ci puoi, ci puoi andare? No. No, per il momento non ho... Non ho modo. Aspetta, aspetta, aspetta. Qui, vedi, qui ci sono scale a profusione che sembrerebbero corrispondere a queste. Vedi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, sono queste. Quindi io devo trovare delle scale che salgono tipo queste qua. Eh, vabbè sono queste dai però non, non ce ne sono altre a meno che non c'è un teletrasporto ok vediamo i teletrasporti questo va a 21 devo trovare un teletrasporto che va intorno a 21 a 20, 21 13 come ma ah, no 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 tipo 8 ecco questo 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 820 questo, devo assolutamente andare qui. Dov'è? Il 19. Vedi che prima o poi ce la facciamo. <ride> allora, il 19, 19, 19, dov'è? Qui, devo andare assolutamente qui. Eh? Cioè, devo tornare indietro. Ah no, no, ho sbagliato. Questo è il livello 6. No, è il livello 6. <ride> ho sbagliato. Non è questo. No, qui non ci si va. Aspetta, 1.13? 1.13 però sì, ci posso andare. Cos'è? Dov'è questo, il 18? Il 18, il 18. Eccolo, questo qua in fondo. Però questo qua in fondo non ci posso arrivare. Boh. Questo, questo gioco spiega come una volta si leggevano più libri. <ride> Guarda che casino per entrare in una stanza. <ride> ehm... Allora, all'ottavo livello sì, ok, è questo qui. Il problema è questo, che io per salire all'ottavo livello, per il momento, ho solo questa scala qua. Questa. Piccolina, che mi porta qui in questa parte qui, che però è separata, non, 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 non c'è modo di, di andare qui, capito? Quindi, io pensavo di trovare un modo, quindi un teletrasporto idealmente, che, che mi facesse entrare in, in questa parte qui e, e da qui. Poi, chiaramente, riesco a arrivare anche dall'altra parte. Solo che non mi sembra ci sia nessun teletrasporto che faccia una cosa del genere. Ehm... Stavo vedendo questi qui sotto. Questi qui sotto. Io come ci arrivo qua secondo voi? Qui c'è un glifo. Qui c'è l'alcova. Qui è chiuso però. Cioè qui è chiuso, c'è un, una porta chiusa. A meno che non si leva questa porta. 21, 22, 23, 14. 23, 14. No. <ride> no, il tatuaggio sulle nati che non lo mostrerò mai. Uh, non lo so facciamo che ci dormiamo sopra cioè che ci dormo io sopra una settimana e poi cerco di capire che co che cosa c'è che non va perché se no non ne usciamo più facciamo che questo lavoro che sto facendo adesso lo, lo faccio offline così non vi rompete neanche le palle e la prossima volta scopriamo scoprirete anzi voi perché io lo scoprirò durante la settimana dove era il problema e vi sparmiate tutto il tedio? Anche perché è mezzanotte, quindi direi che va benissimo. Devo cosare l'aggeggio fatto apposta. E se non riuscissi a farlo nella settimana, la settimana prossima facciamo qualcos'altro in attesa dell'illuminazione dell che potrebbe non arrivare in questa settimana, chissà. Vediamo. Va bene? Grazie, buonanotte, ci vediamo, non lo so. Forse mercoledì, ma non credo. Non sperateci. Ah. In Caso, ovviamente ci aggiorniamo su Discord. E mm, grazie, a, grazie a tutti della compagnia, del supporto, degli abbonamenti, dei beat. Grazie mille di essere passato, Sinai, si mi ha fatto piacerissimo. Spero di vederti eh, spesso. E un salutone. Ciao. Andate a mangiare la coratella adesso che stacchiamo, per favore. E se non vi va la coratella, perché magari so che potrebbe essere troppo pesante, potete mangiare quel formaggio con, con le larve di mosca di cui parlavamo prima. Bene.